Tenetevi forte perché questa cosa non è mai stata provata prima. In questa partita andremo ad utilizzare l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale senza Benito Mussolini, ma con i democristiani al governo. La mia idea è quella di affrontare questo delicato periodo storico senza sparare un colpo. Non potrò mai dichiarare guerra, il mio unico obiettivo sarà quello di sviluppare l'industria civile, militare, ma soprattutto la tecnologia italiana. E magari diventare l'esportatore di armi numero uno al mondo? Vabbè, dai, mettiamoci anche quello. Per iniziare dovremo sbloccare il percorso Monarchia d'Italia e poi Christian Democracy. Quindi per arrivare a quel punto dovremo fallire la guerra in Abissinia. E quindi eccoci qui, dai, we need a change of leadership. Questa è l'unica cosa che possiamo permetterci. In questo modo l'Etiopia diventa indipendente e ha il controllo dell'Eritrea, ma noi interessa veramente molto poco. Perché ci vogliamo dedicare solo ed esclusivamente alle autostrade per l'Italia e magari anche all'incremento dei fucili e dell'equipaggiamento di supporto che andiamo a produrre. Perché non metterci anche un trenino? Dai, i treni piacciono a tutti. Ma arriverà ancora in orario? Iniziamo a lavorare alla deposizione di Mussolini, quindi metteremo al governo persone che si possono focalizzare più sullo sviluppo di infrastrutture e tante altre belle cose. E adesso che abbiamo il Gran Consiglio al potere, dobbiamo sviluppare abbastanza punti di neutralisti per poter mettere un po' più di forza nelle mani di casa Savoia. Ok, adesso andiamo ad espandere l'università e andremo ad introdurre il DAMS. In questo modo diventeremo sicuramente l'avanguardia culturale di tutta l'Europa. Scusate, volevo dire l'università cattolica, mi sono confuso, mi sono confuso. Continua a sbloccare tecnologia unicamente industriale, perché la parola d'ordine, signori, è fatturare. Finché non possiamo andare a sbloccare, ragazzi, la monarchia d'Italia. Allora, nel febbraio del 37 abbiamo già 61 fabbrichette, quindi io direi che è il momento buono per iniziare a fare la nostra attività etica per eccellenza, esportare fucili. Allora, andiamo nell'International Market, Sell Equipment, e aggiungiamo alla nostra wishlist di Amazon le cosucce di cui possiamo disfarci. Allora, ci sono dei bellissimi fucili del 38, mettiamoli in sconto, tanto è Black Friday, e andiamo a metterli sul mercato. Voglio proprio vedere se qualcuno sarà interessato a comprare i nostri schioppi. E continuiamo magari a ricercare. Aspetta un attimo! No! Il Venezuela vuole comprarne 142? Intanto gli spagnoli iniziano a picchiarsi con altri spagnoli, e il Perù chiede delle armi, e la Spagna chiaramente chiede delle armi. Credo che il market timing sia stato davvero interessante. Infatti, vedete che adesso dai vari porti italiani escono un sacco di container pieni di fucili. Dovete sapere che queste cose poi vengono convertite in punti industriali che noi reinvestiamo nel tessuto produttivo, e quindi diventano poi fabbriche civili e autostrade. Bene ragazzi, è il momento di iniziare a revocare la legge Acerbo e addirittura arriva una richiesta di armi dalla Bulgaria. Ma i bulgari con chi sono in guerra? 1000 fucili, dai, avanti tutta! La produzione va bene, continuiamo a reinvestire. A questo punto è veramente il momento di mettere il nostro buon Alcide De Gasperi al potere. Vittorio Emanuele III non ha assolutamente dubbi. È un bel war industrialist. Poiché siamo degli intellettuali, andiamo a mettere anche gli esperti al potere, Luigi Einaudi. Iniziamo a ricercare la tecnologia dei carri, perché ok che esportare armi e pacchettini Amazon è una cosa interessante, ma esportare dei veri e propri tank, come la vedete? Per ora ci hanno comprato letteralmente tutto, quindi vado a rimettere un po' di equipaggiamento di supporto sul mercato per vedere se troviamo dei nuovi acquirenti. Fabbriche civili, certamente. E addirittura la Svizzera adesso vuole fare acquisti. Ta-da! Abbiamo, ragazzi, la democrazia perfetta in puro stile italiano. Votare non serve un cazzo. Ma almeno adesso abbiamo una lista interminabile di clienti e stiamo producendo veramente un sacco di armi. Il livello della tecnologia è davvero all'avanguardia e se diamo un'occhiata abbiamo anche abbastanza risorse e un'ottima coda di sviluppo. Beh, per un'Italia nel 38 pare che la Salerno-Reggio Calabria sia già fatta. La Jugoslavia ci chiede la vendita di aeroplani? Sta cosa mi piace, anzi, mi dà un'ideuccia. Buttiamo nella lista vendite anche un po' di camion della Fiat. E siamo pronti per la ricerca dei termojet. 7 luglio del 38. Iniziamo a costruire i nostri primi modelli di carro, perché qua ovviamente il conflitto si sta scaldando e io voglio iniziare a venderli. Li voglio vendere a tutti, nel senso. Poi ci troveremo asse e alleati che si scontrano con i carri italiani e noi che fatturiamo. Cioè, nel marzo del 39 ho sviluppato talmente tanto
non mi rimane più niente, cioè devo fare le ferrovie in Libia, tipo, per avere un po' uno sfogo, per rilassarmi un po'. È arrivato il momento di prepararsi per le prossime guerre, anche perché vedete che la Germania ha iniziato a fare un po' di boom boom sul fronte orientale. I turchi pensano a fatturare come noi, però direi che forse il mercato si sta aprendo. A noi interessa poco perché comunque stiamo per lanciare il nuovo programma di industrializzazione, cioè fate voi, e praticamente cioè noi costruiamo soltanto strade e fabbriche, ancora nel 39. La Polonia è capitolata, non ce n'è per nessuno. La Finlandia rifiuta l'ultimatum dell'Unione Sovietica, insomma, parte il gran merdone, ragazzi, benvenuti nella Seconda Guerra Mondiale. E io mi accorgo che, tra l'altro, c'è cioè, io la tecnologia, diciamo così, militare un po' indietro, e speriamo che non succeda niente di strano, perché noi vogliamo rimanere neutrali. Noi commerciamo con tutti, noi siamo amici di tutti. Iniziamo ad aggiungere gli aerei a questo punto al nostro basket Amazon. Perché comunque hanno degli ottimi prezzi e pagano bene. Magari qualcuno vuole utilizzarli. Allora, i romeni cercano mediatori per evitare di andare in guerra contro l'Ungheria. E chi è meglio di noi? No, no, no. Noi vogliamo spingere per un trattato pacifista e neutralista. Non vogliamo sparare un singolo proiettile. Ok, decidiamo noi a questo punto. Transilvania sta con la Romania. E così De Gasperi ha evitato una gigantesca guerra e il mondo in pace. Non proprio. Vabbè, e non tutto il male viene per nuocere, nel senso ci sono abbastanza cose da vendere. Ok, adesso iniziamo un programma un po' di costruzione di fabbriche militari spinto e anche di raffinerie per avere il petrolio. Anche perché stiamo veramente vendendo a cani e porci, ma noi non abbiamo un esercito tutto per noi, mentre il mondo si sta un po' scaldando attorno e inizio a sentirmi un po' a disagio. Parigi è caduta, la Francia è capitolata e neanche io mi sento troppo bene. Fatemi fare qualcosa per eliminare lo stress. Banniamo il comunismo. E nel 40 siamo pieni di fabbriche e la Libia, ragazzi, è più sviluppata di Las Vegas. Oh no, la lira non è più svalutata. Questo è poco democristiano. Cosa? No, 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 aspetta un attimo. L'Albania vuole che noi entriamo in guerra contro la Grecia. No, cazzi, i greci hanno invaso l'Albania e noi la stavamo proteggendo. Ma io non ce li ho le truppe per difendere l'Albania. Sono costretto ad accettare questa guerra. Cazzo, l'esercito della prima guerra mondiale. Ok, Albania, non temere, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Ti proteggiamo noi, ti proteggiamo noi. Merda, raga. Cioè, i greci ci stanno spezzando le reni. No, ma questo non è possibile. Ma io non l'avevo pianificato. Ma perché tutte le volte che ho un piano deve andare a puttane? Ok, abbiamo fissato il fronte, abbiamo scavato trincee, ma è andata la nostra cavalleria del 15-18 a difendere l'Albania. Ok, proviamo anche a fare un piccolo push. Cioè, si fa fatica, ma abbiamo la flotta che può bombardare dalla costa. Questi greci non ce l'hanno, forse riusciamo a riportare la situazione nell'ambito della normalità. Mi tocca veramente cambiare i template qui, ragazzi, perché ho veramente dei template di merda. Le armi le ho vendute tutte. Ho capito che ho fatturato, però adesso è anche il momento magari di dare delle scuole all'esercito, visto che, cioè, noi eravamo pacifisti. Cioè, le spinte fanno una fatica atroce. Questi hanno gli alpini in montagna, già trincerati, e noi li facciamo fare con gli stranieri, cioè, voglio dire, che cazzo possiamo fare? Ok, andiamo a vedere se facendo occupazione dell'Albania riusciamo a risolvere la cosa in modo alternativo. Ehi, non andrò a sparare un colpo, sarà un'occupazione pacifica, fa parte del Focus 3. Tanto vado a migliorare un pochino i carri perché è vero che sto vendendo quelli scarsi, ma io i pacchi li devo tirare agli altri, mica li devo usare io. Ok, un'idea diversa, facciamo uno sbarco ad Atene, dai, questo potrebbe risolvere la situazione. E devo essere sincero, il fatto che i tedeschi abbiano appena fatto capitolare la Jugoslavia non mi fa sentire molto sicuro. Va bene, dai, sfogo lo stress vendendo un paio di carri armati, però questa partita pacifista su un gioco di guerra della Seconda Guerra Mondiale forse non è stata l'idea più geniale? Però abbiamo la possibilità di utilizzare la nostra potentissima flotta per fare uno sbarco ad Atene. E nel giro di pochi giorni riusciamo a prendere anche il possesso di Corinto e di Calcis. Forse abbiamo trovato la chiave di volta per convincere i greci a smettere di picchiarci. Ma la verità è che si fa una fatica atroce ad andare avanti e questi non capitolano, non capitolano.
È già il maggio del 41, Franco ha vinto la guerra in Spagna e noi invece siamo ancora qua a prenderle dai greci. Ok, dai, abbiamo fatto qualche sacca, adesso se riusciamo a fare crollare completamente il Peloponneso riusciamo poi a spingere da sud e magari andiamo a rompere un pochino questa situazione di stallo. Molto bene, ci siamo riusciti. A questo punto è una guerra di logoramento e chi è che ha l'industria più potente di tutta l'Europa? Noi, quindi cosa volete che esistano i greci? Esistono in realtà. Gioca, gioca pacifista, che divertente. Intanto è il gennaio del 42, sul fronte continentale non si va avanti di 1 mm e mi sono dovuto anche inventare un altro sbarco a Creta. Fortunatamente i greci ad un certo punto si sono resi conto che combattere contro la DC è una cosa impossibile, impossibile. Ti facciamo capitolare. Allora, annettiamoli alla nostra democraticissima repubblica fondata sul lavoro degli altri. Oh, che bello! La mappa con l'Italia e la Grecia insieme. Una faccia, una razza. E adesso possiamo andare a corrompere i consiglieri comunali come la tradizione impone, no? Comunque la cosa divertente è che è il 42 e noi adesso continuiamo la nostra opera di vendita di prodotti anche tecnologicamente avanzati. Infatti la Fiat ha tipo le Basic Armor Car di livello 2 che stiamo vendendo, le stiamo mettendo sul mercato e funzionano, eh? Almeno vendono più della multipla, mettiamola così. E sapete cosa c'è? Penso che sia giunto il momento di costruire i pezzi forti. Anche perché se voglio proprio dare un'occhiata a quello che sta succedendo sul fronte orientale, beh, il Terzo Reich non le sta mandando a dire, quindi io inizio a temere che in questa partita possa veramente fare il botto. E inizio veramente ad avere paura. Sono di fronte a Mosca, sono davanti a Mosca. E diciamocelo, è il giugno del 42 e non ho manpower. Cioè, praticamente non posso neanche metterlo in piedi un esercito, perché cioè, la guerra in Grecia mi ha dissanguato, volevo dire, la difesa dell'Albania. Sì, tutto va nei rinforzi. E come cazzo faccio a mettere in piedi un esercito per difendermi adesso? Poi certo, gli inglesi che continuano a suggerirmi di entrare negli alleati. No, grazie. Ma a me che me ne frega, a me inizio a costruire la linea. Immagino, guardate, la faccio su tutto il confine. Non passerà nessuno. Succeda quel che deve succedere. Qui tiriamo su veramente le mura delle città più fantasiose. Altro che Game of Thrones, guarda. Tra l'altro, perché non sbloccare il percorso del Mare Nostrum? Il nuovo cittadino romano, gli ausiliari, la legione! Tutto ovviamente offerto dalla Democrazia Cristiana. Ma se io prendessi l'Iberian Protection, ma non ho modo tipo di convincere Franco ad unirsi alla mia grandiosa democrazia in cui non si vota? Intanto, sempre un'occhiata al mercato, perché adesso le nostre vendite di C207 stanno andando alla grande. Iniziamo a vendere anche dei carri armati, perché le cose si fanno davvero dure e secondo me il mercato per i carri ce n'è tanto. E sì, dai, facciamo la Siberian Protection. Sono curioso di capire cosa risponderà Franco quando gli diranno: Francisco, lo so che hai vinto la guerra civile, però in Italia De Gasperi dice che dovresti unirti a loro. Accetta, Franco accetta, dice sì, certo, detta così ha senso. Italian Spain, amico mio. Ma sapete cosa facciamo allora? Iniziamo un grande progetto, facciamo l'IRI in Spagna, un progetto di industrializzazione, ferrovie che arrivano in orario su tutta la Spagna, Trenitalia, export demand. Ehi cazzo, lo UK ci chiede un 824 tank? Aspetta, 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 ma questo programma di investimenti mi dici che sta riducendo l'opposizione in Spagna? Potrebbero diventare una colonia, dici? Vabbè, intanto sblocchiamo che tutte le strade portano a Roma, eh? Rosso di sera, bel tempo si spera, e queste cose qua. Bene, signori, è il momento di fare delle alleanze in Sud America. Credo che questa sia la cosa più opportuna da portare a termine e vediamo come rispondono. L'Uruguay rifiuta, l'Argentina rifiuta, il Venezuela rifiuta, il Perù accetta, il Brasile accetta, il Paraguay accetta, la Colombia no, il Cile accetta, la Bolivia, Panama, l'Ecuador no. Però, signori, la nostra grande famiglia cattolica è cresciuta tantissimo. Wow, il Novus Imperium Democristianum. Vabbè, ma questo è uno spettacolo, signori. È uno spettacolo. Uno spettacolo puro. E intanto veramente la Spagna, ridendo e scherzando, è
una colonia sempre più integrata grazie al nostro programma di investimenti. E guardate quanta roba che abbiamo da parte. Io inizio a creare delle divisioni celere con la meccanizzata del futuro, cioè voglio avere gli Space Marine, voglio avere gli Space Cazzo Marine. Però non ho il manpower, merda. E sapete cosa facciamo allora? Iniziamo a regalare prepotentemente mezzi, armi e tutto quello che può servire agli spagnoli, in modo che magari loro reclutano le loro truppe e gli iniziano a buttare in piedi un esercitino tutto moderno, e però vanno avanti loro. Ecco, per curiosità, hanno appena creato una divisione di carri. Fammi vedere cosa usano. Usano l'M11 della Fiat. Ragazzi, la Fiat sta conquistando il mercato mondiale. Ok, è giunto il momento, ragazzi. Mettiamoci una croce sopra. Una croce con scritto Libertas. E al Regno d'Italia si prende anche quello spagnolo. Senza sparare un colpo in questo caso, insomma... Che dire, è stata un'operazione diplomatica fatta veramente bene. Fortunatamente questo significa che abbiamo anche un po' di manpower e un sacco di infanteria. Pom pom pom. Bene bene, iniziamo a ricercare reattori nucleari, nuova tecnologia per il petrolio, nuovi carri, e l'esercito italiano inizia ad avere una certa sua forma. Fa ancora abbastanza pietà, però possiamo dispiegarlo vicino alla nostra linea, immagino, e difenderci da potenziali aggressioni esterne. Tra l'altro iniziamo anche a ricercare una cooperazione con i britannici, perché ci darà degli sconti tecnologici mica da ridere. Ma a proposito, ma se chiedessimo ai brasiliani di darci 449.000 uomini di manpower? Ma viva il carnevale di Rio de Janeiro! Vabbè ragazzi, abbiamo risolto il nostro problema. Gli altri alleati non ci vogliono dare niente perché sono degli infami. Però arriveranno tantissimi brasiliani in Italia che verranno assorbiti nel Regio Esercito. Io mi immagino soltanto la scena di De Gasperi che li accoglie al porto di Genova. Sembra che Churchill sia molto molto contento della nostra collaborazione. Mandiamo anche un attaché per... Oh oh, i tedeschi si sono arrabbiati di questo attaché, ma io voglio imparare come si fa la guerra. Metti che poi il baffino mi attacca. Iniziamo a costruire delle fortificazioni anche sui Pirenei, per cortesia. E tutti i brasiliani sono stati già assorbiti. Cazzo, non abbiamo manpower. Non abbiamo manpower. Dai, andiamo a migliorare le nostre divisioni di fanteria ancora una volta. Piazziamoci qualcosina in più. Della recon con le nostre multipla corazzate, dai, va bene. Ci buttiamo dentro anche qualcos'altro? No, va bene così. Comunque intanto inizio a costruire le centrali nucleari in Italia. Cioè, 1944 è già abbastanza tardi. I tedeschi mi fanno paura, però mi rendo conto che nel 44 non hanno ancora preso né Mosca, né Stalingrado, né Leningrado. Forse questa storia non è poi così male. I giapponesi stanno tenendo botta e gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra, ragazzi, all'asse. Sono entrati e secondo me il vento sta un po' cambiando, capite? Intanto in Bulgaria hanno eletto mio nipote Pierino, che ha 4 anni. Devo essere sincero con voi, non mi sto ancora capacitando del fatto che la DC abbia fondato il nuovo impero romano in Sud America. Cioè, sono cose non cose che soltanto Arsoveron 4 può regalare. Beh, a sto punto, ragazzi, noi potremmo fare un patto anglo-italiano. Visto che le fortezze ci sono, l'esercito c'è, siamo ben preparati, bel trincerati, giochiamo col catenaccio e... Io penso che si possa andare avanti con la diplomazia e avvicinarci sempre di più agli alleati. Intanto abbiamo un bel cannone 381-40, ma che dico uno, ne abbiamo ben 6. E li andiamo ad assegnare a tutti i nostri generali che sono disposti sulle diverse linee difensive. Perché sì, perché noi vogliamo avere i cannoni più grossi dei tedeschi, capito? Baffino ce l'hai più corto di noi. Gli americani stanno sbarcando in Tunisia. E fermi tutti! Il regno di Danimarca chiede il nostro supporto. Sì, perché questo è un piccolo errore che forse ho fatto. Gli avevo promesso che li avrei difesi. Ma hanno deciso di dichiarare guerra al Rai. Oh merda. Ma De Gasperi mantiene sempre le proprie promesse. Stiamo dicendo che la Danimarca si vuole suicidare contro il Reich e noi entreremo a proteggerli? Beh, ma sarebbe una follia. Non facciamolo, dai ragazzi. Non lo faccio, Dai, ho capito che ho detto che devo sempre mantenere le promesse, però... Va bene, la mantengo. Signore e signore, siamo in guerra contro il Reich tedesco.
Eh sì, è una situazione un po' del cazzo, perché la Danimarca viene subito fatta esplodere e noi dobbiamo accettare di entrare a difenderli. Perché io ho fatto questa partita? Perché? Perché? Per fortuna che Panama subito decide di entrare, insieme a Brasile, Bolivia, Cile, Paraguay, l'allegra truppa, Perù e Danimarca, il Regno d'Italia e la democrazia perfetta decidono di cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Vabbè, lo sai cosa c'è? Sarà il caso di iniziare a ricercare la bomba atomica. Ho un presentimento. Beh, forse non possiamo pushare, forse facciamo schifo al cazzo, però una cosa possiamo farla, siamo strapieni di risorse ed iniziamo ad inondare i nostri alleati di Land Lease e li riempiamo letteralmente di tutte le risorse che non possiamo utilizzare perché non abbiamo il manpower, in modo che possano sostenere la guerra contro il Führer. Ma tante, capito? C'è tanta roba gli voglio dare a sta gente. E perché no, baffone? Mi stai sulle palle, però voglio dire, se ti do un po' di convogli magari riesci a comprarmi un po' di armi in più, cosa dici? Ok, sei povero in canna? Ok, allora ti regalo anche a te, baffone, un po' di roba, dai, support equipment, anche un po' di camioncini, carri armati, certamente, e 6.000 fucili mitragliatori. Così poi quando i sovietici caricano, non caricano più in due con un fucile solo, scarso, del 1918, caricano in due con un fucile solo, però di fabbricazione Beretta. Comunque le cose non stanno andando male, perché comunque i tedeschi hanno già perso 10 milioni di uomini, noi 3.000. Voglio dire, siamo un po' opportunisti, però la cosa divertente è che essendoci uniti agli alleati, gli americani sono sbarcati in Danimarca e questi petenti sopravvivono. Cioè, dopo il merdone che hanno creato, hanno adesso gli americani che gli parano le natiche. Andiamo a regalare loro un po' di armi, dai. Qui c'è un sacco di roba spagnola. Via, prom pom pom, tutta vostra, olè. Sembra che i francesi cerchino di sfondare sulle Alpi, ma la linea Maginot, i cannoni più lunghi di Baffino e la nostra fanteria scarsissima, piena di brasiliani, stanno tenendo la linea in modo eroico. Andiamo a fare più fortezze. E a sto punto gli inglesi dicono, vogliamo più roba, d'accordo, d'accordo, ti mandiamo i Fiat 727, con le mitragliatrici e tutte queste belle cose, i coriandoli, i sassi, le luci. Ormai non so più che cosa cacchio produrre, cioè l'Italia è diventata una cosa assurda, siamo leader tecnologico-industriali del mondo, non abbiamo gli uomini per mettere sugli aerei, ma stiamo praticamente, cioè abbiamo già le astronavi che vanno sulla Luna tra un po'. Ma a questo punto, senza saper né leggere né scrivere, vado a regalare gli aeroplani anche agli americani, perché così riescono a mantenere il supporto dei cieli. Cazzo, ho 3.000 aerei fermi negli hangar perché non ho i piloti, diamone, che so, 250 gli americani, così magari ci mettono sopra qualche team, qualche Jim, qualche Johnny e via, si va a bombardare Berlino. Intanto ragazzi, non so se sono i fucili della Beretta, non so se Baffone ha preso l'ovo maltina, ma i russi stanno facendo il pushback. E dopo il Land Lease italiano, l'Unione Sovietica riesce a respingere i tedeschi e inizia la sua avanzata, mentre la Libia è protetta dagli americani! È una cosa bellissima! E i brasiliani qui a Torino continuano a tenere la linea sulla Francia. Allora, sul fronte danese gli americani tengono botta, addirittura c'è un push che fa cadere la città di Brema, e a questo punto andiamo a regalare nuove armi ai danesi, perché se le sono veramente guadagnate. No, sono stati veramente bravi. Passano pochi mesi, i tedeschi hanno già perso 10.650.000 persone, è tutto merito delle nostre armi, ne sono sicuro. Ah, mio nipote Pierino, tra l'altro, sta provando dei push in Grecia, io mi ero dimenticato di questo fronte, lasciamoli lì. È abbastanza divertente comunque guardare. Occhio che comunque con i pochi uomini che abbiamo riusciamo a volare e tenere la superiorità aerea. Tecnologia italica! Sì, vabbè, era Amburgo, non Brema, ma ci siamo capiti. Cioè, i danesi stanno spingendo e hanno preso addirittura adesso Hannover. I danesi. Allora, per il momento la nostra partecipazione è scarsina. La gran parte delle cose arrivano da difesa, ma soprattutto 605 punti di Land Lease Sent. Cioè, stiamo guadagnando punti vittoria perché stiamo fornendo le armi agli alleati, capito? Io a questo punto, essendo in guerra, non posso fare altro che fare il service by requirement. Non ho potuto cambiare questa policy finché sono rimasto democratico in pace, ma adesso che sono coinvolto in un conflitto maggiore, finalmente posso cambiare la mia policy. Iniziamo a reclutare un po' di persone. Purtroppo l'industria ne risentirà, ma lo consideriamo un investimento intelligente.
Ma se non abbiamo gli uomini, perché non sfruttare a questo punto delle divisioni che non esistono? Sì, dai, utilizziamo lo spionaggio per piantare della falsa intelligence a Berlino e li facciamo credere che noi abbiamo un intero esercito sotto la guida di Balbo, noto democratico, che è pronto ad attaccare. Comunque mi sono accorto che sto facendo dei criptologi su Lussemburgo. Ok, questo è stato un misclick, ragazzi. Perché faccio queste stronzate? Lussemburgo, Angel, Lussemburgo! Sembra veramente che gli alleati abbiano usato veramente la Danimarca per fare la spinta mortale. I russi con le loro beretta hanno preso Kiev e noi siamo qua tranquilli, pacifici, che ci facciamo i cazzi nostri. Abbiamo anche costruito un paio di piattaforme missilistiche, così per non farci mancare niente, e abbiamo addirittura i V3 con i quali iniziamo a bombardare l'Alta Baviera e il Baden-Württemberg. Comunque adesso che abbiamo almeno 36.000 uomini, possiamo dislocare quasi 4.000 aeroplani al grido, con la tecnologia migliore, e questi potranno servire alle truppe alleate per avere controllo aereo e bombardamento al suolo CAS. E intanto faccio le divisioni di Space Marine, cioè voglio dare alla fanteria quattro brigate di carri pesanti, perché voglio proprio vedere cosa succede se usa la divisione dei super soldati. Li assegniamo un po' ovunque, nei nostri vari eserciti. Voglio avere metà divisione di fanteria, metà super soldati. Tanto siamo strapieni di carri. Abbiamo carri e aerei avanzati da fare schifo. Ci manca soltanto il manpower, ma vabbè, i brasiliani ci daranno una mano. Opla, Tokyo è caduta. No, ma fammi vedere questa cosina. Sembra che gli Stati Uniti siano andati a fare l'Erasmus a Yokohama. E poi già che c'erano abbiamo preso Tokyo. Ragazzi, per l'asse i minuti sono contati. L'unica cosa è il Reich tedesco che, nonostante abbia perso 11 milioni e 500 persone, continua a tenere botta, ma ormai è morto. E noi abbiamo una partecipazione del 3% senza fare un cazzo. Va bene, uno spettacolo, ragazzi. È il marzo del 45. Io con i super soldati inizio il push sui Pirenei. Sarà difficile passare le montagne, ma una volta che creiamo una breccia, questi sono fritti. Non hanno più la possibilità di difendersi da nessuna parte. Guardate, addirittura Marsiglia è caduta nelle mani degli alleati. Ormai i miei template sfiorano la fantascienza. Ho i jet, ho un sacco di roba divertente, quindi posso continuare ad aggiornare le mie forze al massimo. L'unica cosa, adesso ho 305.000 uomini, un po' brasiliani, un po' italiani, un po' di Panama, e li mettiamo a bordo dei nostri aeroplanini per fare tanto boom boom che ci piace. Direi che è giunto il momento di spingere anche in Francia. Siamo stati persone gentili troppo a lungo, adesso è il momento di fare un push un po' ovunque. Vedete che anche sui Pirenei le cose iniziano ad andare meglio. E perché non andare a trovare il nostro nipotino Pierino? Dai, andiamo anche da lui. In tutto questo casino la Svizzera ci propone un accordo per incrementare le nostre riserve auree e noi ovviamente diciamo di sì perché questo è il nostro vero interesse. Fare big money. Ah, intanto penso che il Giappone sia capitolato perché il Giappone americano ci ha appena fatto una richiesta. E ce ne fa ancora un'altra, cioè proprio golosi, golosi gli svizzeri. E quando ormai sono pronto a dire è successo tutto quello che poteva succedere in questa serie, perché voglio dire, ne abbiamo viste tutte, no, mi accorgo che il Brasile ha lanciato uno sbarco in Norvegia. Il Brasile ha lanciato uno sbarco in Norvegia. Il nuovo impero romano della Democrazia Cristiana stupisce ancora. Mentre il Giappone è una cosa che fa schifo, cioè le mie pace hanno molto border gore, ma questa le batte tutte. La Cina che si tiene Kanazawa. I russi con le armi italiane intanto sono arrivati in Polonia. E De Gasperi viene invitato alla conferenza di Yalta, ma ti prego, ma ti prego, ma cosa per vendere dei carri armati? Ma certo che ci andiamo, ma uno dice di no alla conferenza di Yalta. Sta scherzando. Anche perché Bulgaria le cose stanno andando molto bene, in Spagna pure, e anche in Francia io speravo di poter spingere, ma non ce l'ho fatta, mentre tengo alla grande il fronte con l'Austria, visto che ormai non c'è più nessuno che ci può attaccare. A questo punto c'è soltanto uno sfizio che mi voglio togliere prima di poter dire: vabbè, è andata. Bombardiamo quella nucleare Monaco di Baviera. Voglio dire, io ci vivo in questa città, però il fungo atomico ha sempre una certa.
come dire, freschezza. Poi ha senso da italiano bombardare l'Oberbayer? Cioè, voglio dire, cosa vuoi che sia il fallout che ricade su Trento e tutto il Lombardo-Veneto? Aria fresca. Bombardiamo anche Stoccarda, dai. Bombardiamo Stoccarda così non sono gelosi. Boom! Oh, che bello questo gioco. Lo adoro, lo adoro. Insomma, sembra che Baffino, devo dire, detto tra noi, stia passando un brutto quarto d'ora, cosa dite? E noi siamo riusciti ad arrivare al 7% di partecipazione senza fare niente se non mandare avanti i nostri alleati con le nostre armi, amori ammazzati. Oh, gli americani bombardano Metz e la chiudono così, vogliono fare vedere anche loro che hanno l'atomica e quindi la buttano sulla Francia. Applausi da tutti, ragazzi. E finisce così la Seconda Guerra Mondiale. E a me piace chiuderla così, mi piace chiuderla così. Ci portiamo a casa il controllo dell'Austria come puppet. Ci andiamo ad espandere ancora un po' di più in Nord Africa e addirittura abbiamo strappato Nizza alla Francia libera. Senza mai dichiarare guerra alla Francia. Ma Nizza è italiana. Nizza è italiana. Così come la Libia, la Tunisia, la Grecia e l'Austria e l'Austria un pochino ha il governo tutto suo, però è italiana. Poi devo dire che come partitina è andata abbastanza bene. Signori, se volete guardarla tutta, ci sono 6 episodi di più di 30 minuti l'uno in cui potete vedere ogni singolo dettaglio, come fare proprio gameplay. Per avere accesso basta essere abbonati all'Ordine della Tartaruga, costa meno di un caffè al mese e con 99 centesimi potete vederla tutta. Spero che questo video vi sia piaciuto, considerate di andare a mettere un bel pollicione in su e soprattutto lasciate un commento, ditemi qual è stata la parte più divertente di questo gameplay. Dendio per ora è tutto, vi auguro una fantastica giornata o serata e vi do appuntamento alla prossima. Libertas per tutti! E noi abbiamo la nostra prima vendita di armi. Infatti potete... No, ma questa cosa la devo rifare, porca troia.